fine di questo derby, 4-2, forse è la partita che condanna l'Ambrì ai playout. Sì, a questo punto della stagione del campionato probabilmente sarà questa, anche se in realtà poi che contano sono tutte le partite, perché fin dalla prima del mese di settembre in palio ci sono 3 punti e secondo me l'Ambrì i playout li ha già persi prima. Cosa manca secondo te a questo Lugano per poter fare questo salto di qualità? Anche questa sera a mio avviso Lugano ha vinto, però non ha convinto in pieno. Beh, però stasera Lugano si è trovato ad affrontare un Ambrì estremamente disciplinato e lucido sul piano difensivo, che ha poi concesso 2 gol in 2 momenti assolutamente inopportuni, cioè l'ultimo minuto del periodo centrale e subito dopo aver trovato il vantaggio. Però Lugano ha mostrato grande pazienza, ha tirato tantissimo in porta fin dall'inizio e ha denotato una supremazia territoriale quasi costante nel corso del derby, quindi secondo me Lugano ha comunque fatto la partita che doveva fare di fronte a questo Ambrì. Poi in playoff cambia tutto, lo sappiamo, cambia il livello di ingaggio fisico, cambia a volte il metro arbitrale, anche la posta in palio dal punto di vista emotivo sarà decisamente più alta rispetto al derby di stasera per il Lugano. Secondo me il Lugano ha comunque i numeri per andare lontano, anche perché ha ritrovato gli stranieri che segnano stasera. L'ultima domanda, il Lugano secondo te cosa deve migliorare per essere pronto per i playoff? L'anno scorso per esempio è arrivato in formissima e poi si è trovato il Ginevra che l'ha eliminato, invece quest'anno sembra che è partito veramente male, si è trovato ultimo in classifica, poi è risalito, poi adesso ha avuto un calo, con le grandi ha sempre fatto fatica, come lo vedi te da giornalista? Ecco, forse stasera la cosa che non mi ha convinto del tutto del Lugano è stato il power play. Lì probabilmente ci vuole ancora qualcosa in più per poter competere con le grandi. Poi sarà fondamentale il rendimento del portiere, perché Merzlikins è un bravissimo portiere, però è ancora giovane e secondo me non ha ancora la costanza di rendimento ad altissimo livello che nei playoff spesso e volentieri fa la differenza. E poi per il resto davanti Lugano è messo benissimo, ha un attacco di super lusso secondo me, e dietro sarà importante che i veterani ci siano e possano giocare al meglio delle loro condizioni fisiche. A queste condizioni Lugano davvero secondo me può andare lontano. Ti ringraziamo, perché fra 10 giorni finirà la regular season e poi cominceranno le vostre dirette, dove ci sarà a divertirsi, sperando magari anche che le ticinesi entrambe facciano i playoff. E chissà, adesso per l'Ambrì sarà difficile, speriamo di sì, e speriamo comunque di poterne fare allora tante di dirette con le ticinesi, ancora a lungo, ma possibilmente appunto con tutte e due nelle prime 8. Grazie mille. A voi.